Buonasera e benvenuti all'evento Lexio Roberto Cresti, il corpo della fine Antonio Canova, Caspar David Friedrich, Arnold Bocklin Roberto Cresti insegna storia dell'arte contemporanea e storia delle arti del Novecento presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Macerata si occupa dei rapporti fra arti visive, filosofia e letteratura è attualmente direttore artistico del Museo del Novecento di Palazzo Riccia a Macerata per il quale ha curato due mostre nell'anno in corso Presenta l'evento Aldo Grassini del Museo Tattile Satale di Omero. Buonasera, Beh, quello che volevo dire è già stato detto, io semplicemente intendevo presentare il professor Cresti anche se per la verità forse non ha nemmeno bisogno di essere presentato perché è notissimo, poi qui in Ancona voglio dire spesso viene a eh, diciamo, proporsi, proporci le sue, le sue conferenze. Io voglio solo sottolineare una cosa, che il Museo Mero eh, anche quest'anno eh, collabora con eh, Com, come è, è avvenuto anche negli anni precedenti, e eh, sinceramente quando... <ride> Eh, così ci è stata data questa possibilità di, di indicare un eh, conferenziere che si occupasse in particolare di, di, di arte, di, di, eh, della storia dell'arte, di, di eh, diciamo, problemi legati a questo ambito e su un tema. Molto specifica, molto particolare, eh, veramente ci siamo trovati un po' in difficoltà, perché non è un tema qualsiasi che si può affidare a, a qualsiasi storico dell'arte. Però dovendo trovare una persona che desse le più ampie garanzie sotto questo profilo, abbiamo subito pensato al professor Roberto Cresti. perché abbiamo già avuto modo di, di constatarlo in, a, in tante altre occasioni, è una persona che sicuramente, sicuramente riuscirà a mettere a fuoco un tema così particolare nell'ambito della sua profonda conoscenza della storia dell'arte, no? in particolare poi del, diciamo dell'arte moderna e contemporanea. E quindi io voglio ringraziarlo perché è stato subito disponibile ad accettare questo invito, l'abbiamo segnalato qui all'organizzazione del CUM e, e questa sera siamo qui, sono molto contento di questo perché certamente, no, io lo dico prima ma sono sicuro di quello che dico, no? avremo centrato il bersaglio, quindi vi ringrazio. Vi auguriamo un buon ascolto. Grazie. È aperto? Si sente? Così si sente? Ok. Allora, grazie professor Grassini. È un'occasione ulteriore di incontrarsi nello spirito della più schietta amicizia e disponibilità di collaborazione ormai. Da tanto tempo e mi fa piacere essere stato invitato nel contesto di un festival così eh, prestigioso come CUM e mi fa anche piacere il fatto di Ancona perché effettivamente io sono qui spesso, eh, vedo volti che ormai sono diventati quasi familiari e che saluto con ogni cordialità perché ci vediamo ormai da quattro lunedì, abbiamo ancora l'ultimo lunedì prossimo, quindi naturalmente mi fa molto piacere che ci sia questo. Grazie anche agli amici che sono venuti eh, dalle Marche, perché insomma abbiamo fatto in tanti luoghi diversi, anche a Macerata naturalmente, delle iniziative nell'ambito dell'arte. Il, il tema è molto impegnativo e devo dire che con franchezza comincerei a dire non so, anche alla luce di quello che il collega prima ha posto perché che riguardava il fine vita di Jacques Derrida, nel senso che il tema è davvero di quelli che fanno tremare bene i polsi, poi è anche un tema nel quale ci si pongono dei problemi proprio individuali, tutti avremo quel problema e quindi parlarne preventivamente è difficile perché ci si chiede ma sarò poi all'altezza al momento quando toccherà a me di quello che ho pensato. E la cosa più dura potrebbe essere trovarsi a non pensare più in quel momento ciò che si era pensato di quel momento e quindi in questo la massima cautela è la consapevolezza non di dire una verità, ma di cercare di dire quello che si può attorno appunto a questo, a questo grande mistero. Ho scelto come titolo il, il corpo della fine, che sembra un po' contraddittorio. Parliamo di fine del corpo, qui c'è il corpo della fine, ma perché? Perché credo che siano avvenuti dei fatti e l'arte eh, ce li spiega, ce li fa vedere, che in qualche misura hanno alterato attraverso l'opera questi tre grandi artisti, qui noi vedete qui alle mie spalle, Antonio Canova, Kaspar David Friedrich, Arno Böcklin, che hanno effettivamente suggerito delle posizioni, non credo onestamente in senso ideologico fideistico, ma proprio. Molto personale, molto individuale rispetto appunto all'idea della morte, all'idea del mistero, all'idea di quell'aldilà, è vero, che in qualche maniera nella nostra vita e sulla nostra vita eh, incombe. Allora il punto era che non, non, potevo, non potevo non cominciare da un'immagine notissima a proposito del discorso appunto del legame tra la vita e la morte se non dal settimo sigillo di Ingemar Bergman penso che tutti abbiamo visto questo film il cavaliere Antonius Bloch tornato dalle crociate in una patria che non è definita no? e eh, a un certo punto in riva al mare gli si palesa questo personaggio eh, col volto bianco vestito di nero e eh, cavaliere sta guardando il mare appare questo personaggio e lui si rivolge a quel personaggio dice cioè, chi sei e il personaggio dice sono la morte e il punto è che dice eh, è un pezzo che ti sento vicina dice il cavaliere e la morte dice sì è un pezzo che io eh, ti, ti cammino a fianco cioè sei pronto dice sì hai paura il mio corpo ha paura, ma io no. E da qui incomincia un piccolo dialogo: nel quale il Cavaliere dice, Ma ho sentito che sei una grande giocatrice di scacchi, e lo dicono le ballate, ho visto, ho visto anche dei dipinti. E di fatto sfida la morte a un gioco a scacchi. E infatti. La morte gli chiede perché vuoi giocare a scacchi con me. La posta risponde è che potrò vivere finché riuscirò a resisterti. Questo è il punto essenziale. E il cavaliere porge i pugni chiusi alla morte, come si fa all'inizio delle partite. La morte ne indica uno e contiene una pedina nera. Hai tirato il nero, dice il Cavaliere, e la morte sorridendo dice: molto appropriato, non trovi? Ecco, qui c'è una dimensione anche di ironia, di tragica ironia. Ed è chiaro che in questa meravigliosa pellicola di Ingemar Bergman, appunto del 1957, risuona tutta una cultura, che è la cultura del dopoguerra, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale. La cultura dell'esistenzialismo, eh, la cultura della filosofia, appunto, per esempio, di Martin Heidegger, eh, con eh, queste ormai parole che sono risuonate spesso nelle nostre orecchie: l'essere per la morte, il sein zum tode, l'essere per la morte, cioè l'idea che la vita sia un essere per la morte, l'idea quindi anche di un limite, appunto, che incombe sull'esistenza, altri filosofi l'hanno affrontato, naturalmente anche di quel tempo, come Carl Jaspers che parla delle situazioni limite, appunto, sono queste situazioni in cui l'oltre è un abisso che si spalanca di fronte a noi e e poi un po' però tutti da Heidegger a Jaspers a Sartre, chi volete, naturalmente, fra i grandi filosofi del Novecento, avevano alle spalle quel Soren Kierkegaard, che all'Ottocento aveva parlato del concetto eh, dell'angoscia, naturalmente, il tema quindi del timore, tremore, insomma, l'aprirsi di fatto di quella problematica esistenziale che dall'Ottocento poi progressivamente arriva nel Novecento e dà luogo proprio alla filosofia esistenzialista. Dico questo perché in fondo Berman con questo settimo sigillo era ed è anche se poi di anelli se ne sono eh, aggiunti tanti altri, una sorta di estremo da un punto di vista storico. Ma c'è un punto da cui noi possiamo partire, cioè questa partita a scacchi con la morte ha un inizio storico, cioè c'è un momento nel quale in qualche misura si sia posto con particolare evidenza quello che ovviamente è il problema dell'uomo da che è uomo, da che è sulla terra, ma che storicamente in qualche misura ci faccia vedere qualche cosa che ha proprio a che fare col nostro tempo, con le cose che conosciamo del nostro tempo e in maniera particolare proprio con la storia dell'arte. Credo che questo identificare un punto non significhi identificare un inizio in senso assoluto. La storia è fatta di tanti inizi e di tanti fini. È un inizio relativo ed è un inizio che ci può in qualche modo aiutare se pensiamo che in effetti ogni volta che un sistema di cultura raggiunge una sorta di pienezza e di assoluto sviluppo, lentamente va in crisi. E più è pieno e più in un certo senso è bianco, e più lentamente al suo interno si sviluppa il nero, per cui questo tema degli scacchi tra l'altro, del bianco e del nero, della scacchiera in cui di fatto i due colori sono complementari e inscindibili, come poi evidentemente nella coscienza diventano inscindibili la vita e la morte, è un elemento proprio di carattere storico. Direi che lo si può dire con un proverbio arabo, non c'è luna piena che non sia già calante. Allora, qual è la luna piena da cui possiamo partire in termini anche di storia dell'arte, cioè dove in un certo qual modo cominciano a palesarsi degli elementi che poi arrivano nel Novecento e di fatto arrivano fino a noi? Beh, suggerisco come punto d'inizio di questo bianco e nero la seconda metà del Settecento e in gran parte ciò che Denominiamo neoclassicismo, razionalismo, illuminismo, cioè gli ultimi in realtà decenni del eh, XVIII secolo. Ecco, proprio alla fine di quegli anni, ormai in vista del secolo successivo, cioè eh, dell'Ottocento, secondo Giuliano Briganti, grande eh, storico eh, dell'arte, si è avuto una sorta di rivoluzione psicologica nelle arti, cioè. Tutto ciò che in qualche misura era l'altro, il nascosto, il rimosso, la morte stessa, ha cominciato a farsi sempre più presente, ad apparire sempre più prossimo in un certo eh, qual modo, in un confronto che diventa sempre più per gli artisti un, un, un confronto visionario. Ed è un confronto visionario che in realtà risente eh, delle grandi rivoluzioni. Che stavano avvenendo proprio in quel tempo. No? Ricordo già la rivoluzione industriale, eh, che è già in pieno svolgimento nella seconda metà del Settecento, eh, e alle spalle di quella, ovviamente, la grande rivoluzione astronomica, cominciata addirittura eh, dal Cinquecento, e l'idea quindi, comunque, di una fisica che sia in grado di rispondere in un certo senso a tutti i misteri. La Luna piena si chiama eh, Newton e si chiama proprio il pensiero newtoniano, cioè l'idea proprio della possibilità di descrivere quindi l'universo secondo dei rapporti precisi che un dio orologiaio ma con minimo di intervento mantiene sempre gli stessi no? e che sono poi dati dal, appunto, dalla fisica e dalla meccanica appunto, di, eh, di Newton. Ecco, un grande architetto francese, Étienne-Louis Boulet, uno dei grandi utopisti, architetti utopisti che hanno più immaginato che non eh, costruito, ha progettato, senza poterlo mai eh, realizzare, questo cenotafio proprio di Isacco Newton. Ed è interessante vedere che ci sia la forma del cerchio, naturalmente. La forma del cerchio è in forma di perfezione. Tra l'altro questo cenotafio, questo monumento, quindi si ispirava a dei modelli dell'antichità. Per esempio il mausoleo di Ottaviano a Roma o il mausoleo di Adriano e naturalmente il Pantheon. Quindi anche qui un'altra cosa da tenere presente è che quel mondo che riconosceva in un certo senso in Newton il proprio profeta e realizzatore dell'ordine perfetto, aveva guardato verso l'antichità e trovato proprio nell'antichità dei modelli in qualche maniera fini, analoghi, l'idea quindi di una bellezza perfetta quanto questa circonferenza, perfetta quanto proprio il terzo famoso libro eh, della, dei principi a matematica eh, di Newton, quello appunto dove eh, si parla della gravitazione universale dei corpi. Quindi in questo senso l'epoca dei lumi... L'epoca della classicità e poi della neoclassicità è proprio quella che celebra l'ordine, si potrebbe dire, perfetto. E però questo ordine in realtà non è perfetto, perché se guardiamo bene anche soltanto questi progetti, c'è un tema del chiaroscuro, c'è è vero il tema della eh, luce naturalmente, però c'è la luce c'è la notte, ci sono degli elementi che in qualche modo inquietano forse il movimento perfetto di, questa e di queste sfere. Pensate che doveva essere il diametro di questa circonferenza di 150 metri, quindi una cosa enorme. E oltretutto eh, intorno ci sono piccolissimi, se guardate dei cipressi, insomma vedete proprio, è come l'idea di una ragione che è in grado di mettere ordine. Nel mondo, nella vita e di dire in un certo qual modo l'ultima parola sulle eh, appunto estreme mh, propagini dell'universo e riportarle a questa dimensione. Ma, ma ecco il punto: eh, Boulay forse sembra avere già qualche. Qualche, qualche dubbio, in questo bianco e nero emerge anche una visionarietà che in un certo senso è delirante, perché questo titanismo ovviamente traduce anche forse una grande insicurezza. Ecco, e questo è un elemento che possiamo sicuramente prima vedere, quali appunto i modelli di riferimento? Beh, qui Il Pantheon ovviamente, quindi idea della sfera, dominante appunto della sfera secondo le proporzioni interne, questo è il Pantheon di Roma, è tutta, è tutta la cultura della seconda metà del Settecento che si costruisce su questo modello, qual è ovviamente il modello di tutti i modelli? L'enciclopedia, appunto, che comincia a uscire fra l'altro nel 1751. Quindi è proprio quello come dice il termine enciclopedia, cioè Encuchius Paidea, cioè la conoscenza circolare. Quindi l'idea chiaramente è che tutto possa essere riportato a un ordine, un ordine che si può precisare ma che è in un certo senso dato. E questo ordine è quello. Della fisica e della matematica insieme. E se appunto pensiamo a come quindi il mondo antico venga interpretato in quel tempo, vediamo bene come vengano rilevate le eh, corrispondenze appunto fra la forma classica e la matematica, le proporzioni dei corpi naturalmente. Da un lato eh, è vero l'Apollo del Belvedere, dall'altro l'Afrodite Cnida, ho messo appunto eh, le filosofie naturali in principio a matematica di Newton, appunto, nella prima edizione che risale addirittura al 1687 e poi appunto ho messo però sopra anche gli assi cartesiani sui quali siamo stati stirati tutti una volta nella vita, perché l'altro paradigma naturalmente matematico è quello di Cartesio. Adesso non aprite quella porta sul fatto su Newton o Cartesio nel Settecento, ci sono i newtoniani e i cartesiani, ma l'idea è sempre quella di riportare le cose appunto ad un, ad un ordine. Ora, in questo senso allora, è chiaro che tutto il classicismo, e il neoclassicismo e la poetica relativa a questo grande eh, movimento, appunto, che fra l'altro prende le mosse in larga misura proprio eh, dall'Italia, si ritrova questa idea, questa è la cupola appunto del Pantheon eh, di Roma, dell'ordine e anche, se vogliamo, l'idea proprio di una bellezza immutabile. E quindi, appunto, il, la dimensione in cui un insieme di valori, appunto, si configura in modo tale da non essere più eh, rimuovibile. Però succede qualche cosa, proprio in questi momenti, ritorno per un attimo al progetto del Cenotafio eh, di eh, Bulle. Succede cioè che si innesca nella psicologia umana, nel profondo della psicologia umana, qualche cosa di opposto le ombre che vedevate prima, quell'idea del bianco e del nero, in fondo una, un embrione di partita a scacchi. Ecco, io mi avvalgo sempre per eh, accostarmi alla storia dell'arte di un principio che mutuo da Carl Gustav Jung ed è il principio della enantiodromia, che significa la corsa nell'opposto. Eh, Jung eh, ha ipotizzato nella enantiodromia proprio una sorta di legge fondamentale, si potrebbe dire, della psiche, eh, individuale e collettiva. Eh, suona la definizione che gli dà di enantiodromia così. Chiamo enantiodromia l'apparizione della controproposta inconscia, in particolare nello sviluppo temporale. Questo caratteristico fenomeno si verifica quasi sempre quando una tendenza estremamente unilaterale domina la vita cosciente, così che poco a poco si forma un atteggiamento opposto, altrettanto stabile nell'inconscio, si manifesta prima di tutto come limitazione dell'espressione cosciente e interruzione del suo... Orientamento Troppo unilaterale, una sorta di interruzione, una sorta di dubbio che eh, interviene. La legge dell'Enantiodomia risparmia solo chi sa distinguersi, differenziarsi dall'inconscio, e ciò non per rimozione, il cui unico risultato è che le cose represse afferrino il soggetto a sua insaputa e come da dietro, ma guardando in faccia l'inconscio. Come qualcosa di chiaramente distinto dall'io. Quindi è come dire l'accettare la partita che avete visto prima con l'oscurità, non raccontando il fatto che non esista quell'oscurità che poi finisce per prenderci alle spalle, ma guardandola in faccia, confrontandosi quindi con la fine, confrontandosi si potrebbe dire proprio con la morte. Ed è proprio questo il punto su cui voglio insistere. La rivoluzione psicologica di, chiama, di cui parla Briganti è proprio questa capacità di guardare l'oscurità in faccia, insomma di non raccontarsi la favola bella in fondo. No? E chi comincia a fare proprio questo tipo di confronto è colui il quale in realtà noi portiamo sempre... È vero eh, agli eh, altari più elevati no? come il campione appunto del neoclassicismo cioè Antonio Canova qui vedo, voi vedete opere famosissime il Perseo appunto trionfante siamo all'inizio dell'Ottocento dell e poi la Venere Italica siamo nel 1912 ma ecco questo direi che è il punto assolutamente eh, decisivo quando a Canova viene commissionato il famoso monumento funebre a Maria Cristina d'Austria a Vienna nella chiesa di eh, Sant'Agostino il progetto che egli propone è questo tra l'altro è un progetto che aveva pensato per la tomba di Tiziano e che avrebbe dovuto questa tomba essere costruita nella eh, chiesa dei frari a Venezia poi il committente era morto e quindi il progetto era rimasto lettera appunto in Evasa. E il punto però è che quando deve costruire questo mausoleo per appunto l'arciduchessa Maria Cristina d'Austria, la moglie del Duca Alberto di Sassonia-Teschen, Canova sceglie questa strana piramide nella quale voi vedete si apre proprio una porta sulla oscurità. E qui è veramente il momento nel quale cominciamo a vedere una interruzione, non una completa sovversione del canone, ma una specie di erosione, si potrebbe dire, di quella perfezione newtoniana da cui siamo partiti, da quella dimensione razionale di cui siamo, da cui siamo partiti, verso qualche cosa di misterioso. Queste figure vanno portando le ceneri della nobile appunto, arciduchessa. In braccio verso una soglia dietro la quale si nasconde un mistero. È qualcosa che infrange l'ordine che avete visto eh, precedentemente, l'ordine appunto visionario, in maniera molto più forte di quanto fosse anche Bulé non aveva pensato nel suo cenotafio per eh, Newton. Ed è da qui che si potrebbe dire l'arte comincia a parlare un linguaggio che non è più fatto di perfezione, ma è fatto proprio di questa dimensione dell'oltre e di questa oscurità verso la quale queste figure si, eh, eh, si avviano. Ora, 1805 viene appunto mh, finita, finito il mausoleo di Maria eh, Cristina eh, d'Austria nell'Agostiner di Vienna, la Chiesa appunto di Sant'Agostino, e nel 1800, 1807 Ugo Foscolo scrive i Sepolcri, che sono l'equivalente nell'ambito della letteratura proprio di quella soglia oscura. E anche questo è un fatto importante perché significa che c'è una psicologia, è una psicologia che sta cambiando, la rivoluzione psicologica sta avvenendo. Ecco l'idea quindi anche di questa. Meravigliosa composizione poetica nella quale tutto è un problema, dove peraltro si celebra persino Newton, eh? l'anglo che tanta ala vi pose nell'universo. Però, però c'è l'incertezza, quell'incertezza che Foscolo aveva peraltro già espresso nel famoso suo letto alla sera del nulla che sta. Oltre la tomba. Quindi in questo c'è una dimensione che è anche annichilente da un certo punto di vista perché? perché ci sono una serie di contraddizioni appunto che si pongono tra la forma pura, la forma classica e questa dimensione appunto che non è pensabile e che sta oltre la soglia. Anche qui un altro punto interessantissimo da vedere proprio pensando alla straordinaria poesia di Foscolo. Proprio dei sepolcri è il fatto che si chiuda con la celebrazione di Ettore, cioè dell'eroe che muore, non dell'eroe immortale, ma dell'eroe che muore, quindi della caducità. E questo è un altro punto assolutamente decisivo perché apre proprio un'altra visione anche dell'antichità, che non sarà poi più naturalmente ciò che non muta o che resta sempre uguale a se stesso, no? ma che viceversa subisce il tempo e letteralmente mostrerà la propria faccia in rovina. Quindi ecco il tema fra l'altro, la forma che diventa invece la rovina della forma. Siamo proprio ad apertura eh, di, di secolo. Ora, è interessante allora pensare che per quelle storie che hanno qualche carattere karmico naturalmente, quando Canova muore, e i suoi eh, eh, inconsolabili allievi eh, devono pensare alla tomba di Canova, la pensano ai frari, quindi nella chiesa che avrebbe dovuto accogliere il mausoleo di Tiziano, che il nostro Canova aveva eh, pensato, e la renderanno identica, con qualche variante, alla tomba, mausoleo di Maria Cristina d'Austria a Vienna. E qui è anche un tempo nel quale le cose veramente cambiano radicalmente, perché è Venezia stessa, in un certo senso, che storicamente si trova su quella soglia oscura. Il trattato di Campoformio del 1797 aveva fatto sì che Napoleone la segnasse all'Austria. È l'inizio della decadenza, si potrebbe dire. C'è una specie di filo che lega questa immagine di Venezia, e forse anche la Venezia di Canova, fino alla morte a Venezia di Thomas Mann. Cioè, l'idea della città in progressiva rovina. Tanto che ho voluto mettere questi. Questi versi di eh, Vincenzo Cardarelli, questa città che non vive, che non fiorisce se non quale una nave in fondo al mare. Quindi è una sorta di dimensione che lentamente si avvera anche per quello che riguarda la città di, eh, di Canova, dove peraltro Canova è in parte sepolto, e adesso dico perché. Ecco la tomba, appunto, che Rinaldi, De Fabris, Dandomeni, Bosa. Concepiscono, viene finita nel 1827 e tra l'altro è proprio il conte Leopoldo Cicognara, così vicino al, a Foscolo, che Foscolo aveva lungamente eh, frequentato, a farsi proprio promotore di questo eh, mausoleo. In cui vedete che c'è scritto il nome di Canova, Canova e poi di là appunto l'oscurità. Ora è un momento questo essenziale perché allora significa che. Anche quella soglia che sembrava così remota a Vienna, in realtà Canova intanto l'aveva pensata per un grande maestro come Tiziano e poi in fondo i suoi allievi la pensano... Attraverso Canova stessa come la sua soglia, come se qui ci fosse un elemento biografico, come se nello splendore delle forme canoviane vi fosse sempre questa oscurità che lentamente si apre. E questo è un dato assolutamente fondamentale. Questa è già una grande rivoluzione psicologica, perché il tempo lentamente fa irruzione nella perfezione appunto della geometria settecentesca. Varcata eh, questa eh, soglia, ho visto questo. Lo vediamo ancora un pochino più eh, da eh, vicino, mi piace allora lentamente farvi vedere come eh, lentamente proprio quelle stesse figure divengano altro in una sorta di trasmigrazione proprio per cui fra gli artisti che si siano conosciuti o non conosciuti c'è una sorta di corrispondenza d'amorosi sensi o in un certo senso di sensi anche luttuosi, perché mi ha sempre molto, molto eh, sbalordito che quella figura che è proprio quella che porta le ceneri, quella appunto al centro eh, delle tre, corrisponda nella stessa posizione a questa figuretta piccolissima in realtà che adesso vi dirò da dove viene e mi fa venire in mente una nota poesia di John Keats. Quello dell'urna greca, per capirci, grande poeta romantico, lode all'indolenza, dove proprio ci sono all'inizio: da me un mattino tre figure si fecero vedere, ed è come se anche lì, dentro la dimensione di un'urna classica, è, un, è una composizione diversa dall'ode sull'urna greca, ma c'è sempre l'urna classica: ci fossero queste strane figure misteriose che guardano e non guardano. Ora, da dove viene questa Figura. Beh, viene da un altro contesto, che è quello dell'arte tedesca, e questa appunto figura appartiene a un pittore il quale dichiarava per vivere in eterno bisogna spesso abbandonarsi alla morte. Guardate, è proprio un rovesciamento assoluto. Di chi si tratta? Di Caspar David Friedrich. E quella figurina che io vi ho fatto vedere appartiene... A questo incredibile monaco davanti al mare. Ora vedete che è sparito tutto, non c'è più la struttura geometrica, lentamente si è andati verso una dimensione di infinito, di apertura, appunto, in cui voi notate qui il senso del limite. Ciò che appunto è invalicabile, e questa figura è pensosa. Ha tra l'altro la stessa posizione della melancolia di Dürer, che i, i malinconici sono proprio quelli che stanno in questa posizione. Se vi avvicinate prima che suoni l'allarme nel grande museo berlinese che raccoglie questo dipinto di grandi dimensioni, vedete proprio che ha questa, che ha questa posizione. È una specie di trasmigrazione, si potrebbe dire. Vedete, l'ordine di valori è mutato è mutato fortissimamente tanto che nell'opera di Caspar David Friedrich, eh, il quale vive fra il 1774 e il 1840, e, 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 ecco, eh, e che costituisce ovviamente uno dei grandi punti di riferimento della pittura romantica, è come se noi avessimo un rovesciamento della piramide. È come se noi vedessimo in queste bianche scogliere di calcare di Rügen la piramide inversa rispetto a quella appunto, che Canova ancora aveva celebrato con quella oscurità. E anche qui ci sono tutta una serie di altri elementi straordinari, perché senza essersi mai conosciuti, Friedrich e Giacomo Leopardi hanno in realtà avuto delle sintonie straordinarie quando Penso a questa donna alla finestra, più o meno il decennio è eh, il decennio venti, eh, appunto, eh, dell'Ottocento. Non posso non pensare a Silvia, naturalmente. Vedete quella figura di spalle? Sembra il monaco che era in quella dimensione così aperta, ma riportata nella vita quotidiana, no? In fondo, gli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, l'idea. Della morte, quindi in questo la morte che è diventata un fatto quotidiano, è un'altra dimensione importante, e poi ancora l'ultimo canto di Saffo la dimensione della luna. Eh, tra l'altro il nostro Friedrich era nato a Greifswald, cioè nel nord della Germania, praticamente sul Mar Baltico e eh, questa eh, isola di Rügen è la più grande isola della Germania che sta proprio all'estremo nord, nella quale, nella quale Friedrich incredibilmente si trova a casa, come se diventasse quell'isola il punto di osservazione del Monaco verso l'infinito. Questa isola per lui è il suo io, è la dimensione dalla quale guarda l'oltre ed è eccezionale proprio vedere come il paradigma neoclassico si sia rovesciato e sia diventato, si potrebbe dire, l'opposto, sia calato in un certo senso all'interno della natura. Ora ecco i luoghi, ecco un autoritratto di Caspar David Friedrich è tutto riportato all'interno di questa dimensione. Vedete, è un guardare verso l'infinito come se quella soglia si fosse aperta, come se la soglia canoviana si fosse aperta e l'oscurità fosse adesso dentro la natura. Ma il tema è sempre quello, c'è cioè sempre questo legame e insieme questo rapporto tra la vita e la morte, tra il finito e l'infinito, come ulteriore variante. E poi, eccezionale perché addirittura è una riscrittura o sembra una riscrittura del monumento funebre canoviano, il famoso mare di ghiaccio o il naufragio della speranza, anche qui notate proprio è il tempio classico che è andato in rovina, si sta sciogliendo in un certo senso, guardate sulla destra la nave coricata sul fianco e tra l'altro va proprio ricordato che... Caspar David Friedrich aveva da ragazzino vissuto un'esperienza terribile, cioè essendo Greifswald poi su un fiume eh, d'inverno ghiacciava e era uso Friedrich insieme a suo fratello andare a patinare. Era caduto in un punto dove il ghiaccio si era rotto, il fratello lo aveva salvato, ma era annegato salvandolo. Quindi in questo elemento che sembra in fondo di carattere cosmico, naturale, si nasconde anche un elemento biografico. Quindi vedete come tutto in un certo senso è diventato biografia, cioè questo tema in fondo della morte, dell'infinito, entra dentro la vita quotidiana. Poi può avere delle proiezioni, ma fondamentalmente sta dentro la vita quotidiana. E ancora per vedere un altro passo, riguardiamolo appunto, per vivere in eterno bisogna spesso abbandonarsi alla morte, vedete questo è un elemento importantissimo di ripresa esattamente di quel discorso di prossimità. Siamo sempre lì a giocare la nostra partita a scacchi in definitiva, no? a guardare in faccia l'altro, a vedere le mosse dell'altro, fino ad accettarle come parte integrante della nostra esistenza. Per vivere in eterno bisogna spesso abbandonarsi alla morte. E allora, e allora succede che questa figurina che viene così da lontano, qualcun altro con una memoria che ricorda un po' vagamente quelle delle matriosche per cui si aprono le bambole e ce n'è sempre un'altra dentro, ecco, sembra proprio riportare dalla figura di Canova, quella del monaco appunto davanti al mare di Caspar David Friedrich, a quest'altra figura. Di chi si tratta? Di un, altro, di un altro pittore, di un altro in realtà grande pittore svizzero. Ma che a Friedrich ha guardato con grandissima attenzione, cioè Arnold Böcklin. Qui le date sono tra il 1827 e il 1901, e la cosa fondamentale, allargando il campo, è vedere che. Böcklin costruisce la sua famosa Isola dei Morti. Dal 1880 al 1886, cinque versioni nelle quali vedete distrugge e ricostruisce, riprende l'elemento classico, la necropoli naturalmente, cipresso, e quindi. Appunto, in fondo, i sepolcri proprio di, eh, di, eh, di Foscolo e però li pone all'interno di una dimensione come se fosse un anfiteatro, come se qui si si strutturasse un corpo della fine: nel senso che è questo corpo che guarda la fine, che si affaccia sulla fine ed è proprio questo corpo al quale quella figurina si sta lentamente eh, ehm, avvicinando. Ora ecco. La metamorfosi, tenete sempre a mente i passaggi che abbiamo fatto, e anche per la questione che proprio quando si trova il nostro Böcklin ad ammalarsi, ha avuto una gravissima malattia: il tifo, una volta si moriva per quella malattia. E dipinge l'autoritratto con la morte che suona il violino. Da quel momento, siamo nel 1872 ricomincerà a riprendere sulla base del monaco di Friedrich, qui proprio il confronto è esplicito, cioè tra Böcklin e Friedrich c'è proprio un legame, in realtà non si sono mai conosciuti, ma Böcklin ha proprio guardato a Friedrich come al suo modello, quindi al monaco, e guardate, ricostruisce questa villa sul mare dove voi qui ritrovate proprio la stessa figura la stessa figurina del Monaco, una strana figura eh, femminile, in un contesto che è un contesto classico, però. Ecco, allora ricordatevi sempre quello che diceva Jung: interruzione e non sovversione, cioè è come se anche l'antico qui fosse riletto alla luce della caducità, alla luce appunto della solitudine, diciamo pure anche alla luce di elementi di carattere autobiografico e quindi esistenziale, tra l'altro. Ci sono degli atroci fatti che riguardano Böcklin, il quale effettivamente poi perse una figlia in giovane, in giovane, in giovane età e eh, devo ricordare anche il legame di Böcklin con l'Italia. Böcklin è stato a lungo a Firenze, già alla, fine del, del, alla metà dell'Ottocento si era prima trasferito a Roma e aveva... Frequentando Jacob Burckhardt, il grande eh, storico, anche lui svizzero, grande storico dell'arte, frequentato gli ambienti dell'archeologia, quindi era andato proprio a visitare una quantità di luoghi italiani formidabili come per esempio la Villa Adriana oppure ancora in tempo ancora precedente all'antico, le necropoli etrusche, quindi c'è tutta una sintonia, si potrebbe dire anche in questo senso, con un'antichità che diventa sempre più ampia, sempre più larga, non è più soltanto la dimensione neoclassica, ma è un classicismo che ha dentro tante facce, tanti elementi e che lentamente Böcklin raccoglie, si potrebbe dire, e porta verso una nuova sintesi. Ecco i luoghi, per esempio, eh, ho voluto metterli. Quando abitava a Roma abitava proprio vicino al mausoleo di Augusto sul lungo Tevere. E quindi ecco per esempio un modello che aveva già ispirato eh, Boulet. Poi la villa Adriana Tivoli, altro luogo dove tra tedeschi e svizzeri si scavava moltissimo e che Böcklin ha frequentato eh, a lungo. Poi la necropoli etrusca di Cerveteri e poi... Quest'isola, visto che gli piaceva molto andare anche in Liguria, qui siamo in provincia di Savona, l'isola di Bargegi, che è appunto di fronte alla costa. Ovviamente qui si può aprire una caccia infinita su quali siano stati effettivamente i luoghi che l'hanno ispirato, ma certamente sono luoghi analoghi, cioè sono tutte isole, sono tutti in un certo senso luoghi circoscritti, dati, si potrebbe dire, nella loro presenza e nella loro rovina, è come se li mettesse tutti insieme come se costruisse la propria autobiografia e quindi il proprio confronto con l'oscurità e con la morte in maniera particolare attraverso i documenti culturali e artistici e le vicende stesse appunto della sua vita. Quindi questo è un altro dato che voglio segnalarvi, perché se ci mettiamo anche questo, ricordiamo cioè da dove veniamo, cioè da Canova, troviamo proprio una, la terza versione delle cinque, dell'isola dell dei morti nella quale Böcklin mette le iniziali AB, cioè Arnold Böcklin, sopra quel loculo lì vuoto. Quindi dipinge la propria tomba, crea la sintesi, il corpo della fine, ancora in vita, in una dimensione che come vedete è estremamente sintetica di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. È come se fosse un cenotafio di Newton in rovina, passato attraverso il mausoleo di Cristina d'Austria di Canova, attraverso poi i sepolcri rivisti attraverso Foscolo e poi ancora il Monaco davanti al mare, poi le scogliere di Ruggen e poi le proprie esperienze in Italia a contatto con il mondo antico, fino proprio ad arrivare a questa sintesi, sintesi che sigla Arnold. Böcklin. Ecco, questo credo sia proprio il tema essenziale, in un certo senso proprio la dimensione del corpo della fine, ancora in vita. Ed è Alberto Savinio ad aver scritto un saggio molto bello che si intitola Arnoldo Böcklin, che dice, sopra la porta di uno degli avelli, Böcklin ha scritto il proprio nome con le sole iniziali AB. Terminato di edificare la sua isola, di sconfinare quel mare desolato, Böcklin riservò a sé uno dei loculi per abitarlo da morto e magari da vivo. Da morto e magari da vivo. Ricordatevi il discorso di Friedrich sul fatto che si deve accettare la morte nel corso della vita, cioè. Presentificare la morte perché la partita è una partita quotidiana, la partita a scacchi per capirci, è una partita quotidiana ed è sempre più interiorizzata, cioè fa parte del mio io, questo cosmo indeterminato nel quale c'è la luce, l'ombra, il presente, il passato. E io posso addirittura creare il luogo di una mia sepoltura quando ancora sono vivo. Quindi questo è un elemento proprio di novità straordinaria come proposta anche di rielaborazione del patrimonio culturale attraverso se stessi. E poi ancora vi faccio vedere la vera tomba di Arnold Böcklin, appunto, con la scritta oraziana Non omis moriar, cioè non morirò completamente, non morirò del tutto. A fianco c'è la eh, moglie che, tra l'altro, era un'italiana perché Becklin aveva eh, sposato un'italiana ed ecco quindi che qui in un certo senso è come se avessimo l'isola dei morti nella sua altra faccia ma è come se avesse preparato in realtà questo perché quella possibilità di non morire è stata data dal fatto che l'isola dei morti era già stata dipinta e quindi la morte era già stata resa presente qui siamo al eh, cimitero degli Allori, proprio a eh, Firenze. Ecco questo credo che sia un punto essenziale di quella metamorfosi, di quella rivoluzione della psicologia di cui parlava appunto Giuliano eh, Briganti, di questa prossimità appunto alle, mh, ai limiti di questa idea dell'inconscio, di questa idea della notte, del mistero naturalmente. Allora. Se rimettiamo un po' insieme il nostro percorso da Canova a Friedrich e ancora a Arnold Böcklin e rimettiamo magari l'isola proprio di Rügen lì al suo posto, che ci fa proprio vedere tra l'altro le variazioni, vedete, i rovesciamenti di cui vi dicevo e poi in fondo il tentativo di ricreare un equilibrio a mezza via. Tra l'altro è interessante che Savinio sottolinei come nelle cinque versioni dell'isola dei morti le pietre siano sempre più alte e i cipressi sempre più bassi, come se si dovesse fortificare in un certo senso proprio l'isola e renderla in un certo qual modo sempre più pronta al colpo finale. Quindi anche qui c'è una specie di sviluppo, ma uno sviluppo che vedete non è passato inosservato. Se a destra e a sinistra io posso ritrovare questa strana statua mutila che ricorda tutto quello che abbiamo visto fino adesso. E di chi è questa eh, statua mutila? Di Giorgio De Chirico, nel 1910, primo dipinto metafisico enigma di un pomeriggio d'autunno, in sodalizio strapitoso con Alberto Savinio. E quindi quella riflessione di Savinio sull'idea di Böcklin che viveva nel mondo di poesia da vivo e da morto rip è ripresa evidentemente proprio da eh, Giorgio De Chirico in questo enigma di un pomeriggio d'autunno e vedete che sotto proprio quella statua che a voler essere proprio pignoli è in un punto diverso della piazza di Santa Croce la statua di Dante e quindi ecco che l'idea è anche quella del poeta naturalmente e qui troviamo un'altra straordinaria sintesi che spesso in modo ironico viene proprio eh, proposta da Savinio e da, e, e, da, mh, e da De Chirico quasi si trattasse considerando che questa, lo stile di quella facciata è uno stile giottesco, quindi è come se avesse messo fuori quello che si trova all'interno della Basilica di Santa Croce, fosse una specie di attraversamento della storia dell'arte fatta attraverso un corpo che è ancora un corpo pietrificato ma che troverà il modo di svilupparsi al di là di questo limite, quindi siamo sempre nell'ambiguità più radicale. In cui però la storia, in definitiva, consente sempre di fare un passo oltre, cioè l'idea che in fondo proprio la partita continui fino alla prossima mossa con questa eh, scacchiera. E ricordandomi sempre che non so, porrei la questione in questi termini, allora forse. Non morirò del tutto se non avrò vissuto del tutto. E questo è un enigma che con molta solidarietà, solidarietà umana io vi passo, al quale non so rispondere, ma insieme vi saluto con grandissima cordialità. Grazie. qualcuno volesse fare una domanda due, velocina, diciamo, non troppo articolata, se avete piacere vi passo il microfono e c'è qualcuno. Direi che sono stati ampiamente soddisfatti. Grazie mille.